Il più caotico, il più confuso dei video degli Oscar, la resa dei conti, il momento in cui mi metto a fare la mia schedina, che come l'anno scorso farò 3 volte. Come vorrei che andasse, come secondo me andrà, e un'altra volta. Questo in pratica è quel tradizionale video in cui mi vedi fare per un sacco di tempo. Volendo possiamo fare la schedina insieme, se vuoi. Come peraltro avevo accennato ieri, ho fatto anche la schedina fisica. Ma com'è bellina. Se ti vuoi segnare quale sia effettivamente la tua scommessa, cominceremo... Cosa faccio prima? Non ce n'è neanche uno facile. Allora, sai cosa... Vabbè, senti, cioè tanto li devo fare tutti e 10 a un certo momento, quindi cominciamo pure da miglior regista. Io vorrei vincesse Chloe Zhao. E secondo me secondo me vince Chloe Zhao. Oppure aspetta. Secondo me vince Chloe Zhao. Sì. Alla fine facciamo il flash round con il pennarello d'oro. Miglior attrice di supporto. Vorrei qua chiunque vinca, io sono contenta francamente. Più di tutto forse vorrei che vincesse Olivia Colman, però anche Yoo Jung-hyun e anche Maria Bakalova. Ti ho detto che mi vanno bene tutte. Perché anche Glenn Close, per carità. E anche Amanda Seyfried è bravissima. Adesso anche Mank è brava. Però secondo me vince... Secondo me vince... Yoo Jung-hyun. Dai, sì. Miglior attore di supporto. Vabbè no, questa è relativamente facile. Cioè fermo restando che vorrei vincessero tutti, se fosse possibile. Voglio e deve vincere Leslie Odom Jr. Guarda, vado così doppia. Stiamo andando speditissimi. Ok, miglior film... No, lo facciamo dopo. Miglior film d'animazione. L'ho già detto, sicuro che vince Soul. Però io vorrei tanto che vincesse Wolfwalkers. E Onward. Sì, se vince Soul sono contenta. Anche miglior canzone, ne abbiamo parlato giusto l'altro giorno. Io vorrei tantissimo Speak Now. Secondo me vince Speak Now. Però francamente va bene tutto. E no, sai che forse però il rosso lo metto su Io sì. Mi si complica la situazione. Anche Usavix è contenta. Sì, ok. Miglior attrice protagonista. Io vorrei che vincesse Andra Day, più di tutti. Se non vince Andra Day mi andrebbe bene Carey Mulligan. Cioè fermo restando che mi vanno bene tutte. Perché per carità Frances è Frances. Però forse qua mi piacerebbe che arrivasse quel colpo di coda, no? Inaspettato. Però secondo me, e ci sta, secondo me lo prende Viola Davis. Che poi anche qua, io continuo a dirlo Viola Davis, ma poi l'ho sentito dire Viola Davis. Quindi dimmi come si dice giusto. Miglior attore protagonista. No vabbè, dai, questo è Chadwick Boseman e siamo a posto così. Se lo meriterebbero tutti, sì. Però lo prende Chadwick, ed è giusto. Effetti visivi... Io vorrei Tenet, perché è stato candidato veramente molto poco per quello che è. Cioè, uno sforzo di scrittura, secondo me, anche a livello di sceneggiatura. Non è candidato neanche come sceneggiatura originale. Questa, secondo me, è un po' ingiusta come esclusione. Però, secondo me, vince The Midnight Sky. Sceneggiatura originale... Aspetta che qua non lo so veramente. Io dico, io vorrei, quindi blu, Judas and the Black Messiah. E anche Minari. Secondo me vince Minari. Stavo per dire, fatto! Mi manca miglior film. Miglior film. Allora, The Father deve assolutamente, secondo me, prendere miglior adattamento. No. Mi scoccia tra l'altro perché come miglior attore di supporto ci sono sia Daniel Kaluuya che la Keith Stanfield. Che è sempre brutto quando succede così, no? Quando ci sono due grandi interpretazioni e non sono... Cioè sono una contro l'altra invece che in due categorie diverse. Perché stavo pensando, sai quei giochetti di se lo vince di qua l'Oscar magari non lo vince di là. Ma tanto io non sono in grado di fare questi calcoli. Perché come dico sempre, sopra la sufficienza io nell'Oscar contest non ci sono mai arrivata. Mai. Sai che forse come miglior film vorrei Judas and the Black Messiah? Mi rendo conto che in tutto questo sembra che non mi sia piaciuto Nomadland, ma lo sai che non è vero. Però quando poi si trova davanti a questi mega... Secondo te, Minari, visto il fenomeno Parasite, è veramente in corsa come miglior film o no?
E secondo me ce ne sono alcuni che sono talmente rilevanti a livello politico e sociale che sarebbe, secondo me, anche forse un brutto segno. Per esempio, se vincesse Mank, io non la prenderei benissimo. Perché mi sembrerebbe molto un... non voglio entrare nel ring di tutti i discorsi gravissimi di cui parlano gli altri film, no? Sì, io dico Judas and the Black Messiah e secondo me vince... secondo me vince The Trial of the Chicago 7. E secondo me è sbagliato. Tra l'altro, c'era questa cosa... parlando con la Marty riguardo a The Father, aspetta che chiudo questi due pennarelli qua, lei dice che secondo lei questo The Father è un po' un preludio a un addio alle scene da parte di Anthony Hopkins. Se fosse così, secondo te gli addetti ai lavori lo saprebbero? Quindi corollario. Quindi vorrebbero celebrarlo come se fosse un anticipato Oscar alla carriera? Soprattutto, secondo te è così? Beh, però, ascolta, è molto meno incasinata di altre volte. Cioè, ci sono state delle volte in cui erano tutti ticcati, no? Facciamo un round flash, in cui non mi sono concesse doppie scelte. Perché l'ho detto? Certo che come sceneggiatura originale anche Sound of Metal a me è piaciuto tanto. Ma anche Promising Young Woman, Cioè, non so perché continuo a schivarlo così. È perché gli altri in gara forse mi hanno convinto di più... evidentemente alla fine della fiera. Aspetta che metto un puntino blu in sceneggiatura originale anche a Promising Young Woman. Mi sento meglio. No, allora, vado. Miglior regista, Chloe Zhao. Miglior film... dai, Judas and the Black Messiah, dai! Miglior attrice protagonista, Andra Day. Sto cercando di vagliare delle altre opzioni che mi convincano di più di quello che voglio. Miglior attrice di supporto, che poi da un lato qua, per esempio, mi piacerebbe che lo prendesse Glenn Close, perché sarei contenta se Glenn Close avesse un Oscar. Poi finiamo nel solito gorgo come fu a suo tempo per Leo, quel mitico "ma non sono sicura di volere che lo prenda per questo personaggio qui", però sono contenta se lo prende lo stesso. Olivia ce l'ha già, Yoo Jung-hyun. Sì. No, Maria Bakalova. Miglior film d'animazione, Soul. Miglior attore protagonista, Chadwick Boseman. Miglior attore di supporto, Leslie Odom. Miglior canzone. Sai che però adesso ho letto il titolo di Hear My Voice e ho sentito la canzone. Cioè, per carità, ti resta, eh? Io sì, la laurea nazionale. Effetti visivi... l'ha preso il Re Leone l'Oscar per gli effetti visivi? Perché se sì, forse è più improbabile che lo diano anche ad Ivan, no? Se ha usato lo stesso metodo. Cioè, come vincere due volte con lo stesso gratta e vinci. Fate le dovute proporzioni. Allora io metto Love and Monsters. Dai, la vittoria inaspettata. E l'ultimo per il round dorato è sceneggiatura originale. Metteremo... certo che se questa mia schedina dovesse mai... verificarsi, Sound of Metal, niente. Allora mettiamolo qua, no? No, vabbè, ma tanto Sound of Metal si prende i tecnici del suono, no? Per forza. Ho detto all'inizio che non mi sarei concessa doppie scelte e invece qui sì, e ci metterò Sound of Metal e Promising Young Woman. Cosa sono le regole se non qualcosa contro cui combattere spesso, no? Beh, che idee chiare. È servito fare tutti questi video in cui ho tentato di approfondire un po' le mie opinioni per chiarirmele, no? Se hai voglia di farmi vedere le foto delle tue schedine, sarebbe bellissimo. Fammele vedere su Instagram, tagghiamoci con, non so, idee chiare, Oscar 2021. Sono finiti i video degli Oscar. Vabbè, senti, è bello anche questo alternarsi di cose e momenti. Tutti i dettagli per la live di domani saranno presumibilmente su Instagram e su Twitter. Se hai voglia di fare mattina insieme a me e alla Marty, io spero che la tecnologia sia dalla nostra parte, vediamo come va. Grazie infinite se hai vissuto con me queste settimane di preparazione alla cerimonia degli Oscar. Per fortuna questo è sì l'ultimo video di questa sequenza, ma posso dire ci vediamo domani lo stesso. Hai tempo per compilare la tua schedina fino a effettivamente l'inizio della cerimonia, quindi adesso non so se quest'anno ci sarà la red carpet o no, se ci sarà quel pezzo in anticipo della cerimonia con l'esecuzione delle canzoni. Vedremo, chiacchieriamo, tutti i link possibili per farlo sono nel box, la schedina, mi raccomando, entro domani sera, notte. Grazie ancora, ti abbraccio e se ti va,
ci vediamo domani. Ciao. Ho una corona pazzesca per domani sera con le stelline.